Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, vi ho fatto un sondaggio su Instagram dove vi chiedevo se vi interessava un video dove faccio vedere cosa mangio in una settimana. Quindi niente, oggi è lunedì 25 maggio e iniziamo questo video. Sto facendo cuocere le mie uova. Appena ho finito tutto vi presento il piatto e vi dico tutto. Questa è la prima colazione della settimana, sono 4 uova all'occhio di bue e 70 g di fragole con 20 grammi di burro d'arachidi al cocco, che è questo qui, che vi lascio sicuramente il link in descrizione. Siamo arrivati al pranzo, oggi non avevo tanta voglia di cucinare. Sono messo nel piatto 150 grammi di tonno, quello famoso tonno che è arrivato a Melissa da suo zio, che è anche un tonno rosso, quindi molto buono. Pomodori, sono 2 pomodori. Poi post pranzo un po' di cocco essiccato, anche per aumentare la quota di grassi. Per chi si chiedesse perché sia a colazione che a pranzo non ho carboidrati nel piatto, è perché sto facendo dieta chetogenica, quindi prendo i carboidrati solo dalle verdure e sono limitatissimi. Niente, buon pranzo. Allora, siamo arrivati alla merenda, siamo andati fuori in giro e non mi sono portato niente, maledetto me. Oh, qui mi sono comprato 40 grammi di pinoli che non mangio da una vita, sono anche più sapore, e per fortuna ho trovato questa zero bar che ha pochissimi carboidrati, 20 grammi di proteine, e quindi sono a posto. Quindi questa sarà la mia merenda di oggi, anzi facciamo un test della barretta. L'ho trovata all'Aldi, questa roba mi fa schifo, ma proprio schifo questa barretta. Guardate schifo. Io cosa mi mangio invece. Ma mi piace. Di cosa sa? Tipo acidula, boh. È tipo cioccolato, ma non è buona. Mm. Guarda qua, da sporcare tutto. Vai fuori a mangiare. Che ho pulito ieri la macchia. Ho proprio lasciato un saporaccio in bocca la barretta. Pinoli, 3 euro di pinoli, colpa di Melissa. Mi dice stiamo via poco, stiamo via poco. Non fidatevi delle donne, voi costate via poco. Tu li hai mai trovati nelle pigne i pinoli? Sì. Io no. Ma soprattutto vi pare normale che andiamo in un supermercato per farli prendere i pinoli e la merendina, cioè. Questa è una vita di chi più sta a dieta. Mm. Come te, per Androne. Vabbè, ci vediamo stasera con la cena. Siamo arrivati alla cena. Ho un po' più di proteine, siccome a merenda ne ho saltate un po' perché siamo rimasti in giro. Ho 150 grammi di albume, una frittatina. Qua c'ho 110 grammi di cavallo. So che mi criticherete perché amate i cavalli, ma non lo mangiamo sempre, ogni tanto. Qua 25 grammi di Philadelphia Light senza lattosio. E qua sono 170 grammi di cetrioli. Mangio, qua la mia acqua e ci vediamo domani mattina. Giorno 2... Allora, stamattina ho voluto variare, non mi sono fatto le uova e ho fatto 150 grammi del Faye 5%, quello con un po' più di grassi. Poi ci ho messo 10 grammi di cocco essiccato, 10 grammi di proteine in polvere, quelle senza gusto, così da non alterare il gusto. E qua, unflored, 97% senza lattosio. Poi ci ho messo 30 grammi di burro d'arachidi e cocco. Sì, sono un po' impazzito col cocco in questi giorni. Ci ho messo 4-5 more di gelso, un goccettino di sciroppo zero calorie sempre di bulk e poi qualche goccina di liquid flav al cocco per dare ancora un po' più di gusto. Buona colazione a me. Eccomi qua col pranzo, 150 grammi di pollo un po' speziato, melanzane, queste qua viola, un po' la griglia. Poi siccome ho un problema che non riesco, io non ero abituato a cucinare grasso, quindi ho tantissimi grassi e mangiando il pollo ce n'è pochissimo, quindi uso un po' di cocco secco extra a mangiarmi a fine pasto, che almeno mi porta un bel po' di grassi. Ovviamente ho unto anche con l'olio e poi sopra il pollo ci metto un po' di questa salsina qua, che è la mia nuova droga. Dove scendi, scendi. Buon appetito. Io lo tento così, anche se in realtà a lui non piace il formaggio, quindi è andata bene questa volta, ok? Allora, merendina time. Qua c'ho uno shaker di proteine, le mie solite al gusto cioccolato e biscotti, con un po' di caffè e un po' di ghiaccio, ho già mixato. Qua un mix di frutta secca e cocco. Sono 15 grammi di mandorle e 30 di nocciole e 10 grammi di cocco. Tutto questo roba la trovate sempre sul sito di Bulk. Comunque lascerò tutti i prodotti che ho utilizzato in descrizione. Ci vediamo stasera. Guess home, eh? Sì. Siamo a cena! Cena! Un po' tardi, sono le 10:30. Infatti questi peperoni li digeriamo domani. Aiuto. Sono 200 grammi di macinato scelto
cotto con un po' di spezie, un po' di olio. E qua ci sono dei peperoni cotti in padella, sempre con un po' di olio. E poi ci ho messo un po' di aceto per caramellarli un pochettino. E sono all'incirca 150 grammi cotti. E niente, gang gang gang, ci vediamo domani. Eccoci con il terzo giorno. Qua ho due uova, 100 grammi di albume, due fette di scamorza. Stamattina volevo esagerare proprio. Bella. Qua invece ci sono 25 grammi di nocciole e 20 grammi di muore di gelso. Io conto tutto perché comunque è giusto così. Buona colazione. Salute, più dietro. Ok, ok, ok. Siamo tornati con il pranzo. Gang. Abbiamo 175 grammi di salmone con sopra queste spezie di bulk, ve le consiglio un botto, sono aglio e erbe e vanno bene su tutti i tipi di carne, io la metto sia sul pesce che sulla carne e speziano da Dio. Qua ho 200 grammi di asparagi cotti al vapore, cioè cotti in padella, e sopra ci ho messo un po' di aceto, un cucchiaio di olio, un po' di pepe, un po' di sale e mangiamo. No, mi piaceva così. Non mi scuso umilmente, e allora dalla merenda ho già fatto merenda di fretta perché stiamo andando via e mi sono dimenticato di fare la ripresa. Vabbè, ho preso uno shaker di proteine con del latte di cocco, un po' di ghiaccio, poi mi sono mangiato 4 ciliegie e 20 grammi di cocco secco più 30 grammi di burro d'arachidi. Mi copro perché sennò mi tematizzo tutto il mio video con i miei capezzolini. Stasera easy, leggera cena easy. Insalata, pollo speziato, non so, sta ferma. E poi dopo mi mangerò un bel po' di burro di nocciole perché sono rimasto un po' dietro con i grassi. Niente, questa sarà la mia cena, molto easy. Ci vediamo domani con il quarto giorno. Domani. Ok, ok, ok. Siamo arrivati al quarto giorno. Oggi ho 70 grammi di avocado. So che magari non sembra tanto maturo, ma io non riesco a farli maturare bene. Boh. Qua ho due uova intere più 100 grammi di albume. E qua ci sono all'incirca una ventina di grammi di burro d'arachidi per aggiungere la mia quota di grassi. So già qualcuno mi insulterà perché mangio uova. Ah, poi sopra le uova ci ho messo anche un po' di salsa piccante, così per essere insultato ancora un po'. Niente, buon appetito a me. Ci vediamo a pranzo. Abbiamo la videomaker incazzata dietro, ma... Siamo qui per il pranzo. Ho qui più o meno 120-130 grammi di peperoni cotti. Qua ho 150 grammi di pollo cotti in padella. Poi sopra ci ho messo le mie solite spezie, un po' di olio. E mi sono fatto anche il dolcettino per dopo. Qua dentro ci sono 20 grammi di burro di nocciole, 3 grammi di olio di cocco e 5 grammi di cocco secco. Buon pranzo. Allora, sono tornato qui per la merenda. Oggi niente di speciale, ho frullato 30 grammi di proteine con tanto ghiaccio, poca acqua e poi ci ho messo dentro un po' di cocco secco lo vedrete tante volte e burro d'arachidi e nocciole che è quello che ha meno contenuto di carboidrati per 100 grammi, quindi lo prediligo in questo momento che ho i carboidrati veramente bassi. Faccio vedere, ecco qua la pappetta. Sembra bianca ma in realtà è un rosino perché ho mixato le proteine, quelle fragole crema, con quelle senza lattosio, senza gusto, così da ridurre un po' il gusto perché quello delle fragole è un po' troppo dolciastro e non mi fa impazzire. Ci vediamo dopo a cena. Buongiorno a tutti, qua non so cosa sia successo ma mi ha cancellato le clip dell'audio e vabbè. Comunque mi sembra di notare che nel piatto avevo i miei soliti asparagi, saranno stati circa 100-150 grammi, poi mi sembra di vedere tre uova perché c'è un rosso nascosto tra gli asparagi e poi cosa avevo? E poi mi ero preparato il mio solito dolcetto con burro di nocciole e cocco, sicuramente avrò messo anche un po' di cocco e basta, ci vediamo sicuramente con il pranzo. Anche con il pranzo c'era lo stesso problema dell'audio, poi eravamo da Temacchigno, zona Navigli, e siccome ovviamente era dieta e non c'era nessuno, diciamo nessun piatto con solo proteine o solo grassi, ho dovuto prendermi due tartare, quindi mi ero preso, se non sbaglio era una tartare di salmone con base di avocado e poi c'era anche del tonno, mentre l'altra era una tartare solo di salmone, questa qui era quindi sì, solo tartare, base di avocado, poi mandorle e uova di pesce, comunque non erano male. E lì invece si era presa due role che sono i nostri preferiti,
E adesso l'audio dovrebbe andare con il prossimo video, così smette di fare sti voiceover. Eccoci a casa per la merendina. Mi sono fatto una cosa che a me piace un casino, che è yogurt greco con burro d'arachidi. Ho fatto 100 g di yogurt greco, quello al 5% di grassi, 50 g di burro d'arachidi, 50, e 10 g di olio di cocco per dare anche il sapore di cocchetto. Bello. Assaggiamo, vediamo se è buono, perché non l'ho mai fatto così. Quindi tanto un burro d'arachidi. No, così tanto anche olio di cocco. Olio di cocco. Secondo me. Avete presente tipo i Jedi quando gli manca l'ingrediente Ancora un pochettino speciale? di cocco. Metto qualche goccia di cocco. Addirittura. Così. Scusate il casino in cucina, ma Riccardo è Sì, Riccardo. un po' disordinato. Sei io. Lei è disordinata, ma questo qua al suo lato. Beh, il tuo mi sembra molto meglio, eh? Più di pasticche, robe, eh? Seguitemi per altre ricette. Certo. Molto meglio. Posso chiudere? Sì, puoi chiudere, ci vediamo stasera. Stasera abbiamo una bella robetta da mangiare. Quella. Allora, oggi sono andato al mio macellaio, mi ha offerto questo Black Angus, offerto, cioè mi ha presentato, non è che l'ho pagato anche un bel po'. Black Angus dall'Irlanda, un po' di zucchine grigliate, mi dice che ha già assaggiato, che è tenerissima. Guardiamo Siamo in qua. corsa perché non Guardate. vogliamo che si raffredda. Una bomba, è morbidissimo. Guardiamo, assaggiamo. Taste test. Boia. Buon appetito! Ah, aspetta, poi dopo aggiungerò un po' di boh, mangerò un po' di burro d'arachidi per un po' di grassi. Buongiorno, oggi sesto giorno. Una cosa che non ho fatto vedere altri giorni è la mia integrazione, che più o meno è simile anche ai video scorsi. Prendo prima della colazione la mia capsula di Promega 3. Poi una capsula di vitamina C, comunque vi lascio tutti i link in descrizione, e una di vitamina D. Ok. Poi, finita la colazione, mi prendo il probiotico. Si vede, Mary? Prendo il probiotico, questo ne prendo due capsule, una dopo la colazione e una dopo la cena. Mi aiutano con il mio bel stomachetto. Qua ho 150 grammi di albume, un uovo che è sotto perché si è smacciolata tutta la frittata, 100 grammi di asparagi, qui ho il mio solito dessert con 30 grammi di burro d'arachidi, 10 grammi di olio di cocco e un po' di cocco secco. Bam! Ci vediamo. Ok, all'alba delle 3 possiamo pranzare, che abbiamo appena finito di girare un altro video. Ah, ho ancora le mie schifo di asparagi. No, vabbè, sono buoni. Asparagi più o meno una centinaia di grammi, 170 grammi di vitello, un po' di olio per aumentare i miei grassi e un po' di noci, sempre per lo stesso motivo. Ormai gli asparagi fanno parte di te. Sì, Sei anche della diventato un mia urina. asparago. Io pasta al pesto, l'avevo già mangiata negli altri giorni No. forse. No? Rotelline. Allora, siamo arrivati all'ora della spuntina, che se qualcuno ha quest'ora a cena, ma va bene, abbiamo fatto tutto in ritardo e quindi ritardiamo anche qui. Qui ho fatto, la mia idea era diversa, poi alla fine è uscito il classico proteine sciolte, avevo messo metà misurino di proteine, queste qua al gusto caramello salato, perché ho finito quel biscotto, cioccolato e biscotti, quindi sto usando quelle. Poi 30 grammi di noci. E 30 grammi di burro d'arachidi al barattolo, quindi appena ho finito di mangiare prenderò 30 grammi, sta finendo e devo assolutamente ordinare un altro. Anche se comunque nella dispensa ne ho altri tipi, diciamo. E niente, ci vediamo dopo cena. No, eccoci ritornati con la cena. Stasera ho fatto una super insalatona, 100 grammi di insalata iceberg, 50 grammi di pomodorini, 77 grammi di avocado, metà avocado tagliato a cubetti, 80 grammi di filetti di tonno, questo qua Calippo, se vi interessa. L'ho messo all'olio perché tanto avevo bisogno di grassi, vabbè, si vede. Poi ci ho messo 15 grammi di noci spezzettate e qualche semino di chia. Cioè, una insalata così è da 20 euro al ristorante. Bello. Buona cena, e poi dopo la cena, come vi ho detto stamattina, prenderò un'altra capsula di probiotico. Ci vediamo domani mattina, che è l'ultimo giorno, perché oggi è sabato.
Buongiorno, oggi è domenica, ultimo giorno della settimana, quindi ultimo giorno che vedete i miei piatti bellissimi. Oggi, come ieri, abbiamo un uovo, 130 grammi di albume, qua sono 85 grammi di avocado, che è mezzo avocado, e qui sono circa 30 grammi di noci. Direi che siamo al top. Scherzo, ci vediamo dopo pranzo. Ci siamo? Vai. Benvenuti al mio pranzo di domenica. L'ultimo pranzo. Pranzo sacro. Allora, qua ho tipo 140 grammi di salmone, 30 grammi di noci e 100 grammi di broccoli. Oggi mangio come lui, stranamente. Si torna in linea. Ci vediamo a merenda. A dopo. Siamo arrivati al pomeriggio. Che faccio ciò? Sono proprio da restaurare, capelli, barba, tutto, tutto devo restaurare. Restaurare. Sto mangiando questo dolcetto, che è uno spoiler, cioè non so se uscirà prima questo video o prima questo dolcetto, quindi non vi dico da cosa è composto perché sennò farei uno spoiler, però è molto gustoso. Ci vediamo stasera con l'ultima cena e l'ultimo pasto di questa settimana. Ultima cena della settimana, quindi oggi è domenica, vi ho già detto mille volte che è domenica. Quindi ieri sera mi sono fatto una bella insalatona con insalata iceberg, dei rapanelli o ravanelli. Dei ravanelli. Vabbè, io li chiamo rapanelli. Pomodorini, tonno, noci. E basta. Sembra very good. Very good. Comunque domani credo che farò tutte le valutazioni. Se riesco calcolo anche più o meno quanto, una cifra simbolica di quanto ho speso, e niente, e ci vediamo magari domani o dopodomani per le valutazioni. Perfetto. Buona serata, se l'avete vista posso mescolarla. Sempre così. Stavo ultimando il montaggio del video, mi sono accorto di non aver fatto una chiusura, me ne sono dimenticato, non ho fatto queste valutazioni che dicevo di aver fatto, cioè che dovevo fare. Comunque spero che questo video sia stato utile, so che è stato un po' monotono in alcune ricette, in alcuni giorni, però fare una dieta così è difficile variare ogni giorno i pasti. E quindi niente, se il video vi è stato utile o vi è piaciuto, lasciate un like, un commentino sotto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Vi mando un bacione, bye bye.